Sindaco, adesso che ha levato le auto, questa piazza sta diventando un aeroporto, visto che avete montato l'aereo? No, sta diventando uno spazio per eventi culturali. In questo caso l'associazione Arma Aeronautica, che ha una sezione importante qui a Montebelluna e a Cairano, ha voluto per le notti bianche della città mettere a disposizione un G91. Ecco l'aereo della discordia, o meglio della polemica politica. Già perché a Montebelluna non c'è intervento sull'area pedonalizzata tra Loggia dei Grani e Municipio che non sollevi un polverone tra maggioranza e opposizione. Che nello specifico è l'ex consigliere e concorrente del sindaco alle ultime elezioni Lucio De Bortoli, che su Facebook ha criticato la presenza del velivolo definendolo fuori luogo. Così è nata la classica discussione al bar, con favorevoli e contrari all'aereo in piazza. A dire il vero, c'è qualcuno che suscita o muove una certa critica con la frase «e chi paga?». Però in linea di massima la maggior parte sono contenti, specialmente i bambini. Che sia una novità per Montebelluna lo testimoniano i passanti incuriositi e gli scatti col telefonino. Poi c'è chi avrebbe preferito un aereo della Grande Guerra, magari più in sintonia con il centenario. Il nostro territorio entra in scena fra il 17 e il 18 e abbiamo già intenzione di chiedere aiuto a Zanardo, l'imprenditore che a Nervesa della Battaglia sta ricostruendo tutta una serie di aerei del primo conflitto mondiale. Sembra quasi una partita a volley tra fazioni, con schiacciata finale ironica di De Bortoli e muro del sindaco Favero. Lucio De Bortoli dice: bello a questo punto, perché non metterci anche una mongolfiera? A Lucio De Bortoli voglio fare un'assicurazione: appena avremo sistemato le piazze metteremo la mongolfiera per ammirare il nuovo centro dall'alto.